Ciao amichetti, io sono Francesco e oggi vi porto al Comic Con di Napoli. Prima volta che scendo in questa fiera, dovrebbe essere la seconda più importante in Italia appena dopo il Lucca Comics, sono veramente gasato ed hypato. In più, gli amici di Mangaio mi hanno fatto un regalo enorme, infatti mi ospitano il sabato nel loro stand. È un piccolo passo, un piccolo traguardo personale, devo dire che sono molto felice. E dunque di questo li ringrazio, anche perché il codice otaku frutta bene, Mangaio Monelli. Adesso vado a prendere il treno, se no lo perdo, non mi ricordo se l'ho detto, sono a stazione Medio Padana di Reggio Emilia, 4 orette di treno in cui mi vedo qualche anime e mi finisco l'ultima stagione di Attack of Titan tramite Crunchyroll. E niente, ci vediamo direttamente o stasera magari con qualche clippettina della cena, e se riesco vi porto in fiera leggermente prima rispetto all'orario d'apertura, così ve la faccio vedere vuota e la smiciamo per bene, perché di sicuro ci sarà il mondo. Niente raga, ci vediamo a Napoli, ciao ciao. Con due dita, perché vabbè. Appena arrivato a Napoli sono subito al ristorante con Michele e la Laura, che non la inquadro perché non vuole essere inquadrata. Guarda che bello, mamma mia. Cioè questa qua è la fiera. Attenzione, qua ragazzi è così perché nel suo vlog vedrete il perché. Perché l'hanno fatto tutto nella tegama davanti a me. Uno spettacolo. Pasta, patate e provola. Cioè ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Mamma mia. Ciao ragazzi, mega salto temporale, anzi di un paio d'ore dopo il pranzo sono già riuscito ad entrare in fiera al Comic Con. Quindi mi aggancio umma umma e adesso vi faccio vedere un pochettino com'è una fiera in allestimento. Intanto possiamo già vedere lì che c'è il padiglioncino dove vendranno solamente cose legate a One Piece, ovviamente di Star Comics. Adesso entriamo, ci facciamo un giro. C'ho anche il trolley, dunque se sentite sotto dei rumori è per quello. Ed ecco qua com'è un padiglione in allestimento, cioè uno spettacolo. Questo qua uno me lo carico in macchina, sarebbe veramente l'ideale. Adesso facciamo giusto un giro veloce perché qua la gente sta lavorando, non sta cazzeggiando come faccio io, dunque una roba abbastanza veloce. Stand Manga Senpai. Devo dire che girare la fiera vuota è bellissimo perché uno si guarda tutto con calma, i vlog viene anche bene. Ah, c'è proprio il pack qua, guarda che bello. Nel 7 c'è anche il buon Michele Marier. Attenzione ragazzi, compratelo, acquistatelo e supportiamolo. Bello, guarda questo che bello. Ore 18:20, ormai gli stand sono pronti, assemblati. Bella sta disposizione qua che ha fatto J-Pop per i manga, con le costine, molto bello. Qui abbiamo l'altro lato dello stand di Star Comics con Star Shop. Bello grosso, questo qua è veramente molto molto grosso. Mille manga. Qua abbiamo Crunchyroll. Sapete che in descrizione trovate il link per avere 14 giorni di prova gratuita. Ormai ho praticamente un'affiliazione con tutti. Belle, guarda qua, belle. Cavolo ragazzi, io se avessi spazio queste qua le prenderei veramente tutte. Altro taglio temporale, sapete che adoro i room tour, quindi beccatevelo. Devo dire che per quanto pago questa stanza, ovvero 50 euro a notte, è molto carina, assolutamente, anche bella grossina. La vista, devo dire che è abbastanza brutta, però chi se ne frega. Diciamo che non ci ho vista male, ecco. Qua c'è un bello specchio, bollitore per il tè, guarda qua che bello. Mi posso fare il caffettino, guarda che bello. E il bagno, qua mi ha messo anche, guardate, i fiorellini profumati. Beh, tanta roba. E il bagno, pensavo che fosse piccolino e brutto, invece no. Guardate che bello. E soprattutto, cioè, raga, ma c'è una doccia da 1000 stelle, bellissimo. Dunque adesso niente, mi rinfresco un attimino nella tazza e poi si ritorna in fiera. Ciao ciao! Stand di Goen. In anteprima la nuova opera di Furuya. Eccola qua, dopo ovviamente si coppa subito. Prezzo di 6,95 euro. Passiamo agli amici di Coconino Press con tantissime opere super mega valide. Per esempio la musica di Marie di Furuya. Pallepoli, che a me personalmente non ha fatto impazzire, anche perché serve una conoscenza del manga anche passata, che io purtroppo o per fortuna non ho. Qui abbiamo un'altra parte di stand di J-Pop, praticamente qua è quello in teoria specializzato sulla parte italiana, ovvero di edizioni BD, che è sempre J-Pop, però cura quell'altro segmento del mercato. E qui abbiamo Bao, ragazzi, che sono tutti in coda perché c'è la variant numerata no, però totale 500 copie in commercio, tra online e fiera, dunque sono tutti ovviamente a copparsela. A Napoli è finalmente uscito il sole, sono le 11 del mattino e la fiera inizia veramente a riempirsi, parecchio. Guardate che bello comunque col sole, tutta la gente che arriva, il padiglione, lo stand di One Piece pieno, e bello, mi sta piacendo veramente tanto questo evento, questa fiera. Lì c'è il padiglione degli editori. Goen per esempio è lì, Salder Press è lì. Invece lì dentro troviamo gli editori di manga, dunque J-Pop, Star Comics e così via. Questo è il padiglione ASEAN, in cui come ho detto c'è J-Pop, Mangaio, Crunchyroll e Star Comics là in fondo. In più
alcune fumetterie, poi si va oltre, il padiglione continua con altre fumetterie ancora, insomma, veramente molto bello. È la grandezza praticamente, solo che il padiglione qua è grande come molte fiere, diciamo così, medio piccole, come il Bologna Nerd, Modena Nerd, grosso modo sono leggermente più grandi, ma non di tanto. Ragazzi, stand Mangayo con la waifu del secolo Yo-chan, tutto i prodotti giapponesi, Mila Jump e Artbook di Demon Slayer. Questo qua dovrebbe essere il secondo, se non dico una cavolata, io c'ho solo questo qua. Slam Dunk, IQ, madò, character book delle waifu del cuore, mamma mia, pazzesco. No, oh, questo qua anche, beh, questo qua magnifico, magnifico. E ragazzi, in anteprima al Comic Con senza annuncio, la variant nuova di Hello Spank in collaborazione con Mangayo ed Init, cioè pazzesca, sta cosa qua ragazzi va, andrà a ruba. Più quella di Ayamahiro classica, molto bella. Caverna di Platone, venditore porta a porta ormai, sei un venditore porta a porta. Hanno iniziato le firme in memoria del maestro Miura. In diversi mi hanno chiesto perché io non ho firmato, per il semplice fatto che non ho mai letto Berserk, eresia, non lo so, e dunque non me la sono sentita, perché non conoscendo l'autore ho detto non me la sento, insomma. Sono scelte, sono scelte. Comunque questa trovo veramente un'ottima iniziativa. Pranzetto con la pizza al portafoglio fatta da Michele, pizzeria famosissima. Purtroppo, ragazzi, piove, quindi non sono riuscito a farvela vedere, visto che le pizzerie sono fuori, quindi mi si sarebbe bagnata la videocamera. Pizza di Michele mangiata veramente buonissima, mi trovo nel padiglione legato al gaming. Lì c'è la Red Bull, per esempio, con le postazioni da gioco, là sembrano i PC, per esempio, la vendono i videogiochi. Peccato che non ci siano le software house, che è la cosa perfetta per questi eventi. Forse causa Covid, non lo so. Purtroppo non ci sono, e questa cosa qua mi spiace tanto, perché è sempre bello fare due chiacchiere, eccetera. Eccoci arrivati allo stand di Jundo, veramente molto grande, non me l'aspettavo. Sono Webtoon praticamente, c'hanno un'applicazione, e potete farvi la prova gratuita. Per un mese vi fate tutto. Questa è la loro opera di punta, diciamo così. Hanno fatto anche la versione cartacea, però la trovate tutta sull'applicazione. E ripeto, vi potete fare la prova gratuita, quindi ve lo leggete praticamente a gratis. Gli omaggi al maestro Miura, ragazzi, sono praticamente implosi. Guardate quanti ce ne sono. Ci sono dei disegni veramente bellissimi, poi ne faccio vedere alcuni, ma giusto due o tre, ma ce ne sono veramente un sacco. Questo qua ha avuto veramente una bella idea, come ho già detto, guardate anche questo qua com'è bello. E c'era anche un altro che ho detto, wow, ecco, questi qua. E voi contate che oggi è ancora sabato, cioè c'è ancora domenica e lunedì, e praticamente è quasi tutto pieno. Cioè devono trovare tipo dei buchetti qua e là. Stand Mangayo praticamente alle 14. Guardate il mondo di gente che lì nel buchino c'è Luca e Domenico, assaltati completi. Manca ancora Volpe, che porterà milioni e milioni di persone. Poi ragazzi, pizza fritta. Qua l'impasto, mamma mia, che spettacolo. Perfetto. E adesso infornate. Pepe. Fino di pepe, via. Tanta roba. Che maestria comunque. Allora, battiamo un po'. Francesco. Francesco, vai, perfetto. Grazie a tutti. Gentilissimo. Grazie. Ecco cosa fanno gli influencer dopo la fiera. Giocano a calcio balilla in preparazione delle prossime live. E qua invece abbiamo Giustinelli, ragazzi. Mamma mia. Guarda che gioca. Prima di chiudere vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto al Napoli Comic Con in questi due giorni e mezzo. Sono pochi perché purtroppo lo spazio in valigia è poco, quindi ho dovuto fare un po' di cernita. Iniziamo dal box della fotografa di Ikari, prezzo di 21 euro, 3 volumi, serie completa. Attenzione, dopo la trama, bla 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 bla, ne parleremo nel video acquisti del mese. Dunque intanto, cofanetto ce l'abbiamo. Passiamo ad un volume in giapponese, ovvero Character Book di Miku di The Quintessence Quintuples. Questo l'ho preso da Mangayo, tanta roba, sapete che è la mia waifu, cioè ex waifu preferita, adesso c'è Marin, dunque devo assolutamente prenderlo. Variant di Ayamahiro, prezzo di 6,90€, questa qui è limitata solo per Mangayo, avevano alcuni pezzi disponibili in fiera, dunque l'ho presa così evito di farmela spedire. Proseguiamo con Sweet Paprika numero 3, con la dedica della gentilissima Mirkandolfo, di questo avete già visto poi il video prima,
veramente gentilissimo, vi faccio vedere anche lo sketch nel dettaglio, veramente tanta roba, serie conclusa, ve lo straconsiglio, poi anche di questo ne parleremo nel video acquisti. Passiamo a Goen con l'unico acquisto, ovvero Lunatic Circus, prezzo di 6,95€. In Giappone sono usciti due numeri, vediamo com'è, insomma, me ne hanno parlato bene per chi sta leggendo la scan. Vabbè, poi me lo leggo stasera, dunque ne parleremo poi nel video acquisti. Devo dire qualcosa, Demon Slave numero 2, prezzo di 5,20€. Pazzesco, pazzesco. In conclusione, ho tenuto il numero 1 di Of Machine and Beast di Jundo, prezzo di 9,90€. Questo deriva da un webtoon cinese. Faccio vedere solo le tavole, è tutto a colori, di Jundo eccetera, ne parleremo poi bene nel video acquisti manga, è una realtà molto interessante, made in Italy, trovate innanzitutto l'applicazione su Play Store, scaricatela intanto così capite un attimino la situazione. L'ultimo acquisto non è un acquisto ma è un regalo, ovvero la maglietta di Mangayo che mi è stata gentilmente donata dal buon Luca. Ragazzi, ma quanto è bello questo disegno, cioè veramente è bellissimo e col loghino di Mangayo ricamato, però il davanti è normalissimo, ma è il dietro che veramente spicca e spacca i cosiddetti. Dunque, grazie ancora Luca. Buongiorno a tutti, oggi è domenica, ieri sera mi sono scordato di fare la chiusura di questo videovlog, ovviamente sentite la mia voce, la mia faccia che piano piano stanno sempre più svanendo, distruggendosi eccetera, però è normale, questa è la fiera. Volevo vloggare di più, soprattutto mentre mangiavamo, però sapete anche voi, quando siete lì con i vostri amici, conoscenti, eccetera, vi scappa anche un attimo la voglia di registrare, di immortalare il momento, perché non neanche ci pensate. La fiera mi è piaciuta un sacco, veramente molto bella, organizzata secondo me anche bene, c'era tantissima gente ieri, però vabbè, ci sta, è normale, ecco. Dunque, Comic Con di sicuro ritornerò perché mi ha fatto una bellissima impressione, nettamente sopra sia a Romix che al Games Week. La gente aveva assolutamente ragione a dirmi questo. Questo vlog uscirà, credo, non lo so quando, giovedì o venerdì, però vabbè, raga, adesso mi faccio due giorni a Napoli con la mia ragazza, quindi non posso lavorare sempre, devo anche un po' riposarmi. Con questo io vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che mi hanno fermato, veramente molto gentili, chi mi ha offerto anche una birra, bravissimo, gentilissimo, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!